Ciao, oggi torno con un make-up sempre primaverile, ma quasi totalmente dedicato al rosa o al lavanda, quindi colori chiari, ma in alcuni punti un po' più forti. E oggi non devo farmi molto, una linza molto lunga, volevo quindi solo ricordare che a 100 iscritti farò un giveaway dedicato ovviamente a make-up e anche altri accessori e che in questo periodo farò video anche diversi oltre a primavera, altri video di trucco e anche poi più avanti video di proprio altri generi, magari non dedicati a beauty. Quindi a questo vi lascio al video del trucco. Ciao, oggi iniziamo il trucco usando la palette di Pupa Cat 4 che ha dedicata a una collezione di Natale. Io uso il primer che ha all'interno, ovviamente per metterlo sugli occhi perché è un primer occhi. Non l'avevo mai usato prima perché l'ho scoperto solo l'altro giorno perché sono andata a cercare online cosa conteneva perché non ho più la scatola. Quindi non mi ricordavo, era un regalo e sono andata a cercare e ho scoperto che c'era anche un primer occhi. Mia genialità. Poi ovviamente con tutte metto prima tutte le basi, quindi vado a mettere il burro cacao di Legami Strawberry Kiss della Smac Natural Lip Balm. Poi per il viso metto la Leo Crema, crema fluida all'olio di Argan, 100% biologico. Spalmo bene su tutto il viso. Tranquillamente ho notato che la telecamera sembrava tutta rossa a parte gli occhi. Nella realtà non ero così, ma la mia fortuna è solita perseguitarmi. Poi vado con gli occhi, quindi questo trucco, come già vi ho fatto sapere, ovviamente la lampada stava cadendo perché era sui pennelli. E vado ad usare come palette quella di Deborah Milano Color Symphony. Lo specchio è caduto perché mi era già caduta la palette e l'avevo rotto e l'avevo appoggiato per vedere, anche se non è servito. Voglio iniziare mettendo un rosa brillantato perché questo trucco, come già detto, è tutto su toni del rosa e lavanda e lo vado a mettere su quasi tutto l'occhio. Poi con un altro pennello vado a prendere il lavanda e lo vado a mettere sul resto della palpebra mobile. Fatto questo vado con un rosa un po' più scuro e lo vado a mettere proprio al puntino esterno. Poi sempre con lo stesso rosa, cambiando solo pennello, vado a metterlo anche sul limite tra la palpebra mobile fissa per dare più profondità all'occhio e al trucco, ovviamente. Fatto questo, prendo il mascara di H&M, spero di averlo pronunciato giusto, color lilla.
Poi vado a prendere il primer di Benecos, vabbè, il Natural Shadow Base, e lo metto al centro dell'occhio per dare più luminosità. Poi vado a prendere la palette di Primark Berry Velvet e vado a usare Crush, che tecnicamente è un rosa praticamente fatto solo di brillantini. Poi, fatto questo, vado ovviamente con un'altra, non più sugli occhi, vado sul viso. Quindi prendo il correttore di Kiko, che ormai ho anche quasi finito, e che giustamente, ah no, ok, l'ho trovato, lo metto sotto gli occhi, su alcuni baffi che mi sono spuntati per un bruttissimo periodo, sul naso e sul mento. Poi con la spugnetta la vado a distendere bene. Con quello do anche dare un po' la forma all'ombretto, che mi ha un po' sfumato, cioè si è sfumato andando anche un po' fuori dall'occhio. Ok, suona male sta cosa, ma va bene. Poi prendo il fondotinta di Kiko, Smart Hydrating Foundation Warm Rose color 01. Poi prendo il bronzer Power 2 di Jess Rocher, andando a prendere la parte più cara col sotto della Beauty Blender. Questa terra si chiama, è il colore Hail Leisure, cioè il duo colore Hail Leisure, che ho tratto su divisione, una videocamera e anche un po' dalla realtà, si vede che un po' mi scurisco. Infatti è anche un trucco che uso d'estate quando magari non ho il fondotinta più scuro. Anche se dalla realtà si era molto più mentre mi abbronzavo, però vabbè. Adesso si vede la differenza tra il metà viso in cui ho messo la terra e il metà viso in cui non l'ho ancora messa. Con la terra, mettendola sulla più chiara, ho il colorito già più normale che ho in questo periodo, stando al sole con mia sorella. Anche se tra poco, essendo maggio, con tutte le verifiche, ritorno a essere pallida con non so cosa perché stavo dentro a studiare.
anche oggi sto facendo l'audio. Mercoledì, e appena finito l'audio, vado a studiare per l'interrogazione domani di antologia. Poi vado a farmi il contouring con lo stesso palette, stesso prodotto, ma col lato più scuro. Sotto nei commenti scrivetemi se anche voi siete pieni di verifiche e interrogazioni in questo periodo e come affrontate tutto questo studio, se ovviamente fate ancora scuola. Poi vado con il Fadini Marquins color rosa e con un pennello ovviamente da blush. Volevo vedere se c'è scritto la colorazione, ma qua non c'è scritto niente, c'è solo il codice promozione. Poi vado con l'illuminante di Kiko, il colore 01 Glow Fusion, quindi che è un illuminante in polvere ovviamente. Vado con un pennello e ne vado a mettere a quintali perché viva l'illuminante. Poi, se mi sembra sempre maggio, andrò anche a un corso di De Stefano, che per chi non conosce è un make-up artist, che lavora anche per l'industria di Snap. Ci vado con mia madre, lei per il suo lavoro, io per imparare nuovi anche trucchi da usare e poi nei video, oltre che nella realtà ovviamente. Ho pulito un pennello perché l'avevo sporcato prima con il rosa e vado a prendere un lavanda un goccetto più chiaro e lo metto sotto l'occhio. Poi per le labbra uso, anche se un po' infantile, vabbè, un rossetto di Barbie che mi hanno regalato quando ero... quando ero piccolo, qualche anno fa, in un uovo. E sempre anche questo della Marquins. Non pensavo di averne così tanti. Vabbè, ovviamente la collezione è dedicata a Barbie. Però io lo uso perché ha un colore fantastico. Ciao, spero che questo è il risultato. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace e mettete nei commenti sotto quale trucco vi piace più o qual è il vostro colore preferito. Come avete visto, ho avuto un problemino con la luce che era finita sui pennelli, quindi spero che vi piaccia. Iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanellina per avere informazioni su tutti i nuovi video.